abbiamo recentemente parlato di un lato molto macabro di YouTube. Un lato nascosto, oscuro e suddiviso minuziosamente in vari gradi di stranezza da un utente di Reddit. Se non sapete di cosa sto parlando, probabilmente vi siete persi il video sull'iceberg inquietante di YouTube, quindi ve lo lascio sulle schede qui sopra. Oggi però, da YouTube ci spostiamo a TikTok, dove incredibilmente si può creare un iceberg decisamente più disturbante rispetto all'ultimo che abbiamo visto. So che ogni volta che si parla di TikTok le persone pensano che si tratti solo di balletti o stupide challenge, ma vi assicuro che è molto più di questo. Oltre ai vari video strani, paranormali o inspiegabili, sul famoso social è possibile trovare anche contenuti molto pericolosi. Ciò che voglio fare con questo video, quindi, è rendervi consapevoli di ciò che si può nascondere sul web e soprattutto contribuire a prevenire ulteriori spiacevoli episodi. Presto, capirete di cosa sto parlando. Nel caso di oggi, purtroppo nessun caro utente di Reddit ha creato un iceberg dedicato a TikTok, perciò ho deciso di farlo io. È ancora in fase embrionale, infatti sono presenti solo i casi di cui parleremo oggi, quindi sentitevi liberi di consigliare altri contenuti da aggiungere se li conoscete. Prima di cominciare, devo assolutamente informarvi del fatto che in questo video, a differenza dell'altro, si parlerà praticamente solo di cose reali, o comunque con un impatto nella realtà. Perciò, a mio avviso, sarà un video davvero molto più oscuro e in generale inquietante rispetto all'iceberg di YouTube. Come al solito, sarà suddiviso in vari strati che racchiudono contenuti diversi. Si parte dalla punta, dove troviamo contenuti semplicemente inquietanti, e si prosegue pian piano fino a raggiungere l'abisso, lo strato che contiene i contenuti più nascosti e orribili che possiate immaginare. Ad ogni modo, se vi piacciono i contenuti che propongo qui, ricordatevi di iscrivervi per non perdervi quelli futuri. E fatte tutte queste premesse, direi che è il momento di partire dalla punta dell'iceberg, il primo strato. E già qui, ragazzi, troviamo qualcosa che a mio parere è decisamente disturbante. Parliamo di tutta una serie di contenuti che abbiamo anche visto insieme sul sito Viola e che secondo me non dovrebbero esistere. Si tratta di video in cui vengono idolatrati alcuni serial killer come Richard Ramirez, Ted Bundy e molti altri ancora. Insomma, gente che ha commesso atti davvero orribili e tolto la vita a numerose persone. Il fatto che esistano account che li omaggiano in questo modo è già di per sé disturbante, ma ancora di più lo sono i commenti degli utenti che letteralmente ammirano questi personaggi. Sulla stessa scia di questi video possiamo anche trovare dei TikTok molto simili dedicati a criminali che hanno agito più recentemente. Due casi in particolare mi hanno particolarmente colpito, perciò ho deciso di inserirli in questo strato. Se utilizzate TikTok, sicuramente ricorderete il caso di Cameron Herrin, il ragazzo che è stato condannato a 24 anni di carcere nell'aprile del 2021. Il ragazzo, con la sua auto, ha investito una madre e una figlia, che sono poi decedute. Una volta rese pubbliche le foto e i video del suo processo, però, TikTok è letteralmente impazzito. Migliaia di utenti hanno iniziato a fare video come questo, in cui lo ammirano e chiedono di liberarlo. E il motivo per cui lo fanno non ha assolutamente alcun senso. Tutto è nato dal fatto che Cameron è un bel ragazzo, perciò tante e tanti teenager hanno deciso che un bel faccino come il suo non si meritasse la prigione. Come potete immaginare, gli autori di questi video non hanno in alcun modo compreso la gravità della situazione. Ma oltre a questo, all'inizio del 2021 ha anche fatto scalpore il caso di Isabella Guzman, una ragazza che nel 2013, quando aveva solo 18 anni, ha ucciso sua madre con 151 coltellate. Alcuni utenti di TikTok, quindi, hanno iniziato a chiedere la sua libertà, semplicemente perché pensavano fosse una bella ragazza. Inoltre, qualcuno aveva messo in giro la voce che Isabella avesse agito in quel modo orribile perché sua madre voleva venderla alle organizzazioni criminali. Ovviamente, questa era solo una voce mai provata. La realtà è che Isabella soffriva di schizofrenia e si era convinta che quella donna con cui viveva non fosse nemmeno sua madre, ma una donna di nome Cecilia che doveva far fuori per salvare il mondo. Ancora una volta, quindi, ci siamo trovati davanti a una serie di contenuti assurdi, e ricordate che siamo solo al primo strato dell'iceberg. Stesso strato in cui possiamo trovare orribili persone che fingono di avere disabilità per fama, oppure che fingono qualche malattia terminale per lo stesso motivo,
Abbiamo anche un esempio italiano che probabilmente conoscerete, ma in sostanza si tratta di persone senza scrupoli, che farebbero qualsiasi cosa pur di ottenere un po' di notorietà. Molto spesso purtroppo raggiungono i loro obiettivi e altrettanto spesso, per fortuna, vengono smascherati. Insomma, un intero gruppo di persone che si diverte ad emulare gravi condizioni fisiche o psichiche e che cerca di lucrarci sopra. Come vedete, anche senza scendere troppo nell'iceberg, iniziamo già a trovare cose decisamente disgustose e soprattutto irrispettose. Per finire questa sezione, ho deciso di includere uno strano trend che prese piede nel 2020. Questo consisteva nell'intrappolare una mosca in una siringa per poi spingere lentamente fino a schiacciarla. La maggior parte delle volte non veniva mostrata l'effettiva compressione della mosca, ma altre volte veniva pubblicato tutto, e stranamente in questo caso qualcuno ha con orgoglio affermato di aver dato il via a tutto. Si tratta di questo utente che nella sua bio aveva scritto di essere il creatore del trend, ma venne poi prontamente bannato per aver violato le linee guida di TikTok. Fortunatamente vennero anche rimossi moltissimi video che mostravano lo stesso tipo di azioni nei confronti delle mosche. Perciò ora, di questo macabro trend, rimane solo il ricordo. Ma ora scendiamo e addentriamoci nel secondo strato dell'iceberg. Vi ricordo che più si scende e più i casi trattati saranno inquietanti, perciò continuate solo se ne siete totalmente sicuri e consapevoli. Ad ogni modo, nel primo strato sotto l'acqua ho deciso di posizionare il caso di Jorob, un TikToker che aveva ben 4 milioni di follower. I suoi contenuti erano estremamente politically correct, perciò vi starete chiedendo il motivo per cui si trova in questo video. Ebbene, nel luglio del 2021, più persone minorenni hanno deciso di condividere con il web la loro terrificante esperienza con questo individuo. Il caso che ha fatto più scalpore riguarda questo TikToker, che ha pubblicamente accusato Jorob di adescare ragazzi minorenni su TikTok. Ha rivelato di essere stato vittima dell'avance dell'uomo, che si è anche offerto di comprare dell'alcol per lui. Ma non solo. Nel video ha anche mostrato degli screenshot che dimostravano quanto questa persona fosse losca e disgustosa. Subito dopo, quindi, il famoso Jorob decise di eliminare il suo account, risolvendo ogni dubbio. In questo modo ha provato che effettivamente le accuse erano veritiere e quindi ha preferito sparire dai social piuttosto che affrontare la situazione. Ma adesso, spostiamoci al caso denominato Zombie Woman. Questo è il nome che è stato dato alla donna che viene ripresa in questo video, realizzato a Seattle e pubblicato lo scorso maggio. Ovviamente è presto diventato virale insieme ad altre clip. Ma la cosa strana in questo caso è che non si tratta di una persona travestita o cose simili, bensì di una vera donna che sta evidentemente soffrendo. Purtroppo, ancora oggi non si riescono a trovare informazioni chiare su questo caso. Infatti, l'identità della donna e il motivo per cui fosse in quelle condizioni non sono ancora note, o almeno io non sono proprio riuscito a trovarle. Quello che sono riuscito a trovare, però, sono alcune teorie che cercano di spiegare la situazione. La prima sostiene che questa donna si tinse i capelli di rosa, ma il suo ragazzo, vedendola, si infuriò talmente tanto da ridurla in quel modo, ferendola e strappandole i capelli. La seconda teoria, invece, afferma che sia semplicemente sotto l'effetto di qualche droga pesante. Però alcune voci su TikTok e alcuni articoli online affermano che la zombie woman sarebbe Marilyn Stanley, una donna del Kentucky che nel 2017 ha dovuto affrontare una terribile esperienza. In quel periodo si era ritrovata in una relazione violenta con un certo Zachary. Durante questo rapporto, l'uomo era più volte passato alle mani e l'aveva anche minacciata di ucciderla se un giorno avesse deciso di lasciarlo. Marilyn, comunque, riuscì lentamente ad allontanarlo e quando lui le chiese di vedersi un'ultima volta, lei accettò. Improvvisamente, però, Zachary iniziò a colpirla ripetutamente e quando lei gli chiese per quale motivo lo stesse facendo, lui le spiegò di aver visto una foto su Facebook. Marilyn era stata taggata in una foto da un ragazzo che aveva conosciuto al parco, ma quel ragazzo era semplicemente un conoscente della sua amica che si era fermato a fare due chiacchiere e aveva poi scattato la foto insieme alle ragazze. Zachary però non riuscì a capirlo e, spinto da un attacco di gelosia, continuò a farle del male, fino a quando il suo pitbull entrò nella stanza e aggredì a sua volta Marilyn, che perse i sensi. Una volta rinvenuta, l'uomo era davanti a lei e sorridendo le disse: «Guardati, sei pelata. Adesso nessuno ti vorrà più». Le aveva tagliato il cuoio capelluto per fare in modo che non le crescessero più i capelli. E dopo questo allucinante gesto, la riportò tranquillamente a casa della madre, che la accompagnò di corsa all'ospedale più vicino.
Zachary venne condannato a 20 anni di carcere e Marilyn si riprese piuttosto bene, ma dovrà indossare parrucche per il resto della vita. Quindi, sebbene potrebbe sembrare che questo triste caso sia collegato alla Zombie Woman, purtroppo non è così. Marilyn, infatti, non è stata ripresa da nessuno, dato che è stata subito accompagnata all'ospedale in macchina. Inoltre, i fatti risalgono a ben 2 anni prima che il video di Seattle venisse girato. Perciò i due casi, sebbene simili, non possono essere collegati. Per ora, la Zombie Woman rimane un mistero di TikTok piuttosto inquietante. Come vedete, questo secondo strato dell'iceberg è già piuttosto disturbante, ma ho deciso di includere anche una tristissima clip che ha iniziato a girare su TikTok all'inizio del 2021. Sono le riprese fatte in un college in Bolivia, dove tutto d'un tratto la ringhiera cede e lascia cadere molte persone dal quarto piano. Sfortunatamente, 7 persone hanno perso la vita e il video, da molti considerato scioccante, ha fatto il giro di TikTok perché qualche deficiente ha pensato che sarebbe stato divertente condividerlo centinaia di volte per scioccare le persone. Non solo questo dimostra una grande mancanza di rispetto nei confronti delle vittime e le loro famiglie, ma è anche un modo decisamente malato di voler attirare l'attenzione. Tantissimi account hanno ripubblicato il video e sinceramente la trovo una cosa decisamente squallida. Ma adesso continuiamo e addentriamoci nel terzo strato. Qui le cose iniziano a farsi davvero macabre. Nel 2020 su TikTok sono iniziati a spuntare tutta una serie di video che sembravano innocenti, senza alcun tipo di cosa strana o inquietante. Iniziavano come qualsiasi TikTok che chiunque si aspetterebbe, un balletto o un video comico, per poi trasformarsi in qualcosa di letteralmente scioccante. D'improvviso i video venivano tagliati e mostravano la clip di un uomo che si spacca in faccia. Sì, avete capito bene, si trattava del video di Ronnie McNutt, un uomo di 33 anni che si è tolto la vita in quel modo durante una diretta su Facebook. Il suo amico, John Steen, che stava guardando la live al momento dell'accaduto, ha subito segnalato il video in ogni modo possibile, ma Facebook non ha accettato la sua segnalazione. È dovuta intervenire la madre di Ronnie, entrando nel suo profilo e rimuovendo il video dalla piattaforma, ma ormai era troppo tardi. Quella clip era già stata vista da migliaia di persone, e qualcuno aveva iniziato a divulgarla in quel modo semplicemente per traumatizzare i più giovani e i più sensibili. Questi video vengono chiamati bait and switch, ovvero che attirano l'attenzione per poi cambiare soggetto e argomento, e questo è il modo peggiore per applicare questa tecnica. Una cosa decisamente orribile, e purtroppo non si è nemmeno riusciti a risalire alle persone che hanno iniziato a ripubblicarlo. Nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo, Ronnie ha compiuto l'atto per via del suo disturbo post-traumatico da stress, che aggiunto alla depressione di cui già soffriva, è risultato letale. Davvero, non ho parole per descrivere le persone che pubblicano video del genere con un intento così ignobile. E purtroppo, ragazzi, siamo solo all'inizio. Come probabilmente ricordate, qualche mese fa su TikTok è spopolato un altro video molto simile. Iniziava con questa ragazzina che faceva un balletto, per poi tagliare in una scena di una persona che viene decapitata. Tutti pensavano che la persona mostrata fosse proprio la ragazzina di inizio video, ma in realtà si trattava di un certo Rodolfo Bellucci, un criminale messicano di 19 anni che per via dei suoi crimini ha fatto quella fine. Sinceramente non ho voluto vedere questo video, per cui non so perché la gente pensava che la persona giudiziata fosse la ragazzina, ma immagino che sia per via della pessima qualità del video. Insomma, un altro orribile e irrispettoso caso di divulgazione di contenuti scioccanti. Cambiando argomento, in questo strato ho anche voluto includere il famoso caso di Randonautica. Uno dei motivi per cui l'applicazione è diventata così famosa e chiacchierata è proprio questo TikTok. Per chi non lo sapesse, Randonautica fornisce delle coordinate totalmente casuali agli utilizzatori, che poi dovranno decidere se esplorare quei punti o meno. Nell'estate del 2020, questi ragazzi hanno deciso di andare nel luogo indicato dall'app e riprendere la loro avventura. Arrivati sul luogo, notano subito una valigia abbandonata sulle rocce e decidono di avvicinarsi. Più si avvicinavano però, e più sentivano l'odore nauseabondo che emanava.
dopo averla esaminata con un bastone, decidono di chiamare la polizia, che scoprirà dei resti umani al suo interno. Era ciò che rimaneva di Austin Wenner, un uomo di 27 anni. La polizia ha anche velocemente collegato questo caso ad un altro corpo trovato un mese prima nelle vicinanze. Era Jessica Lewis, la fidanzata di Austin. Dopo almeno un mese di sospetti e incertezze, nell'agosto del 2020 il proprietario della casa in cui viveva la giovane coppia venne arrestato con l'accusa di duplice omicidio. Pare che i due avessero problemi a pagare l'affitto, quindi l'uomo decise di agire a modo suo. Questa storia è semplicemente assurda. Ovviamente il video caricato su TikTok è stato presto rimosso dalla piattaforma e i ragazzi sono rimasti piuttosto traumatizzati. Ma adesso scendiamo ancora nel quarto e penultimo strato di questo oscuro iceberg. Questo video, pubblicato nel gennaio del 2021, divenne presto virale. Riprendeva una ragazza nel retro di una macchina con gli occhi neri e uno sguardo che sembrava gridare aiuto. Le persone hanno quindi subito cercato di risolvere il mistero su chi fosse e perché fosse lì in quelle condizioni, arrivando all'ipotesi che si trattasse di Cassie Compton, una ragazza di 15 anni scomparsa nel 2014. Effettivamente si può notare una grandissima somiglianza, perciò hanno tutti cercato di far sentire la propria voce, segnalando anche il video alle autorità. Però il padre della ragazza ripresa nel video ha confermato che non fosse Cassie, ma una certa Hayley Grace Phillips. Lo stesso padre ha anche affermato che fosse scomparsa e che da quel momento l'aveva vista solo una volta in quel macabro video. Il mistero sembra poi risolversi quando Hayley decise di chiarire le cose sul suo account Instagram. Affermò di non essere scomparsa, ma di essere semplicemente andata via di casa, aggiungendo che fino a quel momento suo padre non sembrava nemmeno essersi interessato della sua assenza. Aggiunse anche di stare bene, di non essere Cassie Compton e di non essere stata rapita. Le sue rivelazioni, però, non convinsero molte persone, dato che il suo atteggiamento fu parecchio scontroso e irrispettoso verso Cassie. Whatever, if you don't like my attitude, I don't give a fuck. You don't gotta be watching my shit. Tuttavia, raccontò anche di avere gli occhi neri per via di una rissa con due donne avvenuta poco prima alla registrazione del video. Ma anche in questo caso, le persone hanno pensato che fosse stata obbligata dai suoi rapitori a fare queste dichiarazioni. Poco dopo, poi, la ragazza decise di chiudere tutti i suoi account social. E per questo, per tantissime persone, il caso rimane ancora aperto. D'ora in poi, ragazzi, dobbiamo parlare di cose davvero terribili. Quindi ci tengo a ripetere di continuare solo se ne siete totalmente consapevoli. Il secondo e ultimo caso di cui voglio parlare in questo strato è la Lady Cat Killer. Nel 2020, una persona orribile iniziò a collegarsi su Omegle inserendo il tag Furry. Andava online da mezzanotte alle 2 del mattino e mostrava alla webcam gatti scoppiati o bruciati. Nonostante fosse accaduto su Omegle, il caso ha avuto un'importante rilevanza su TikTok, dove questa persona si faceva chiamare The Crazy Cat Lady. Qui rivelò di essere stata abusata dal suo ex ragazzo, perciò fare del male ad altri esseri viventi era una sorta di sollievo per lei. Annunciava anche quando avrebbe preso nuovi gattini e si vantava del fatto di non essere stata catturata, con il risultato di scatenare un odio assurdo nei suoi confronti. Ovviamente, tantissime persone che sono venute a conoscenza di questi contenuti hanno fatto di tutto per segnalare il caso alle autorità. E finalmente, dopo poco tempo, il suo profilo TikTok venne chiuso e la ragazza arrestata. Si trattava di Crystal Cherica Scott, una ragazza di 19 anni che cercava animali su internet per poi portarli a casa e fare quello che mostrava su Omegle. Quando l'FBI ha indagato in casa sua, ha trovato molteplici teschi animali, 3 cani, 12 gatti e qualche lucertola. Questo caso mi ha particolarmente fatto arrabbiare e mi ha ricordato anche la storia di Luca Magnotta, il ragazzo che ha iniziato a fare video proprio come Crystal, ma che alla fine è andato oltre, togliendo la vita ad una persona. Quindi sono contento che Crystal sia stata fermata in tempo, in parte grazie anche a TikTok.
Adesso, però, è arrivato il momento di scendere di un altro grado nei meandri più macabri e disturbanti di TikTok. Parliamo di Sierra Halsett e Aaron Guerrero, due giovani innamorati di 16 e 18 anni. Come spesso accade, il padre della ragazza non approvava per niente quella relazione, nonostante vedesse sua figlia felice. Per questo, i due decisero di porre fine alle loro preoccupazioni nel modo peggiore possibile: uccidere il padre di Sierra. Dopo averlo colpito varie volte con un coltello, i giovani diedero fuoco al corpo e lo lasciarono nel garage di casa, dove rubarono la sua macchina. Vennero poi arrestati qualche giorno dopo a Salt Lake City, ad oltre 400 miglia di distanza. La cosa davvero disturbante e il motivo per cui questi giovani si trovano così in basso nell'iceberg è un video che hanno caricato su TikTok dopo il crimine. Guardate come parlano dell'accaduto. Welcome back to our YouTube channel. After burning day three after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. It was worth it. Sembra quasi che stessero scherzando, ma era tutto vero. E la totale mancanza di empatia e consapevolezza fa decisamente venire i brividi. Ora voglio invece raccontarvi un caso assurdo accaduto in California nel luglio di questo anno. Parliamo di Anthony Barajas, un TikToker con quasi 1,5 milioni di follower, e la sua amica Riley Goodrich. I due ragazzi erano andati al cinema a vedere il nuovo film della Notte del Giudizio, e mentre lo guardavano tranquillamente, la loro vita è stata spezzata all'improvviso da alcuni colpi di pistola. Un uomo di nome Joseph Jimenez li aveva colpiti alla testa, togliendo la vita a Riley e lasciando Anthony in gravissime condizioni. Il ragazzo, alla fine, perse la vita pochi giorni dopo. Una cosa assurda di questo caso è che le due vittime vennero trovate soltanto una volta finito il film, quando lo staff entrò in sala per le pulizie. In seguito, Joseph dichiarò di aver sentito delle voci che gli dicevano di dover salvare il mondo e l'unico modo di farlo era uccidere i due adolescenti. Da quel momento, TikTok si è riempito di video in memoria dei due ragazzi, lasciando un tristissimo ricordo sulla piattaforma e una grande rabbia. Per concludere, non posso non parlarvi del caso di Claire Miller. Probabilmente molti di voi ne hanno già sentito parlare, perché la sua storia ha fatto scalpore questo febbraio. A soli 14 anni, Claire ha tolto la vita a sua sorella maggiore, che era affetta da una disabilità. All'una di notte il 911 ha ricevuto la chiamata della ragazzina, che istericamente riferì di aver ucciso sua sorella. Una volta arrivati sulla scena, gli agenti hanno trovato Claire nel giardino, che cercava di pulirsi il sangue dalle mani usando la neve. In tutto ciò, i genitori delle ragazze stavano ancora dormendo. Ma ora vi starete sicuramente chiedendo perché questo caso si trovi nel macabro iceberg. Ebbene, nello stesso periodo in cui è avvenuta la tragedia, un video su TikTok è diventato virale. Mostrava il pupazzo di una giraffa sporco di un colore rosso. Le persone hanno quindi collegato il video a Claire. La ragazza infatti aveva un account TikTok abbastanza attivo e si era iniziato a pensare che il video della giraffa fosse stato girato e pubblicato su un altro account da lei stessa. Le voci che giravano affermavano che il pupazzo fosse stato riempito con i resti della vittima solo ed esclusivamente per creare un video virale. Molti quindi hanno velocemente creduto che Claire avesse commesso il delitto solo per fare visualizzazioni su TikTok, il che ha generato un'ondata di shock e scalpore sul social. In realtà però, la clip della giraffa era semplicemente un progetto artistico del tutto scollegato al caso di Claire. E tutt'oggi non si conoscono i motivi che hanno spinto la ragazzina a fare ciò che ha fatto. Tuttavia, questa è senz'altro una vicenda che ha sconvolto TikTok e il web intero. Bene ragazzi, questi erano tutti i casi che ho voluto includere in questo allucinante iceberg che si è creato. Ovviamente ci sarebbero tante altre vicende macabre da poter includere. Perciò, se avete trovato interessante l'argomento e vorreste conoscere altro, fatemelo sapere con un commento. Io ora, come al solito, vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.